Ciao ragazzi, finalmente di nuovo Aldo Beach podcast su Black and Blue. Partiamo con Ray Cooder, non è un disco nuovo ma è appena uscito nel finale del 2010. Si chiama Live On Air, sono delle vecchie registrazioni per la televisione americana e per la radio americana. Ci sono alcune delle migliori canzoni di Ray Cooder, lui è veramente uno degli artisti più importanti che abbiamo mai avuto nella storia della musica rock americana. Rock and roll, lui è Ray Cooder, Live On Air, qui c'è Vigilante Man, c'è Billy the Kid, ci sono alcuni dei suoi pezzi migliori, non si può non raccomandare Ray Cooder per questa settimana. Alejandro Escovedo, lui è californiano, è parente di tutti i vari Escovedo, addirittura un Pete Escovedo, ce lo ricordiamo addirittura nelle percussioni insieme a Santana. Lui è Alejandro Escovedo, ora vive a Austin, sempre in Texas, è uno dei migliori rocker che abbiamo al momento, è uno dei migliori artisti sicuramente sulla scena texana, è appena venuto in Italia a suonare. Questo disco è un disco di vero rock, pura energia, hard rock, finalmente un disco di rock. Lui adesso ha un nuovo manager, si chiama John Landau ed è il manager di Bruce Springsteen, per cui direi che la sua carriera è sicuramente in ascesa. Consigliamo vivamente il nuovo disco di Alejandro Escovedo, Street Song of Love. Ecco un gruppo messicano che vive in California, però le origini sono chiare, sono messicani. Loro si fanno accompagnare da musicisti come Ray Cooder e David Hidalgo dei Los Lobos. È un disco di musica messicana e di musica rock. Direi assolutamente questa settimana di consigliare Los Chanzontles e questo si intitola De Razza de Oro, quindi le consigliamo vivamente. Salutiamo tutti e l'appuntamento a Aldo Beach è naturalmente per la prossima settimana e anche per il prossimo mese. Ciao ciao, saluti a tutti.